Nonostante il momento di grande difficoltà, la distanza non ci divide. Ed è per questo che oggi vorrei parlarvi brevemente degli effetti del legno sul vino, nel momento quindi della maturazione, quello successivo alla svinatura. Il vino, infatti, dopo essere stato svinato, ha bisogno di essere messo a riposo, perché ha lavorato molto durante la fermentazione. E questo riposo può avvenire in acciaio o in legno, a seconda della scelta del produttore. Quando avviene il legno, essendo quest'ultimo poroso, si verificano degli scambi di ossigeno molto lenti che vanno a modificare alcune sostanze all'interno del vino, come i tannini e gli antociani, che sono i portatori del colore. Allo stesso tempo, il legno cede al vino i propri tannini, e questi sono tannini più morbidi, meno aggressivi, li chiamiamo infatti tannini nobili. Questa presenza di ossigeno va a modificare il colore, l'olfatto e il gusto del vino. Cominciando dal colore, quando parliamo di bianchi avremo tonalità che ricordano il dorato, quando parliamo di rossi invece tonalità che ricordano il granato. Passando all'olfatto, il bouquet si arricchirà di sentori evoluti, come ad esempio di burro, quando parliamo di bianchi, o ad esempio di cuoio e tabacco per i rossi, e di note speziate come la cannella, i chiodi di garofano, la vaniglia, e anche gli aromi fruttati e floreali, da frutta fresca, fiori giovani, a frutta più matura, frutta secca, frutta sottospirito, fiori appassiti e fiori più maturi. Anche il gusto cambierà, in quanto gli acidi all'interno del vino si saranno modificati, rendendo il gusto più morbido e più equilibrato. Passiamo adesso alla differenza tra la botte grande e la botte piccola. La botte piccola è la barrique, e la barrique che solitamente si utilizza più spesso è quella bordolese, da 225 litri. Cominciamo con la botte grande. Essendo più capiente, il rapporto tra la superficie legnosa e il vino sarà minore rispetto alla barrique. Ed essendo di circa 10 cm lo spessore del legno, gli scambi di ossigeno avverranno molto più lentamente, quindi avremo un cambiamento molto meno marcato. Ed è per questo che spesso si preferisce la botte grande alla botte piccola, quando non si vogliono modificare troppo quelle che sono le caratteristiche principali del vino. La barrica invece, essendo meno capiente, avrà un cambiamento molto più incisivo rispetto alla botte grande, perché lo spessore del legno è di circa 2-3 cm, quindi gli scambi di ossigeno avverranno molto più rapidamente e il rapporto tra il vino e la superficie legnosa è maggiore. È però molto importante ricordare che le note derivanti dal legno, dall'uso del legno, non devono mai sovrastare quelle che sono le caratteristiche principali del vino.